Come viene gestita la raccolta dei rifiuti nelle abitazioni dove ci sono persone positive al Covid? Siamo nella piattaforma ecologica della Ecolan con il presidente Massimo Ranieri. La Ecolan, ricordiamo, ha competenza su ben 71 comuni in provincia di Chieti. Sì. È una raccolta dedicata che a seguito dell'ordinanza della regione di marzo 2020 noi facciamo su tutto il territorio, su quelle utenze che hanno in qualche maniera avuto questo maledetto, hanno incrociato il virus, e quindi noi facciamo una raccolta dedicata. C'è una prima segnalazione che ci arriva dal comune e noi attraverso dei nostri operatori facciamo la prima chiamata e quindi informiamo l'utenza, e poi parte questa squadra di 5 operatori su tutto il territorio che fanno proprio una raccolta dedicata, e poi il rifiuto, una volta raccolto, viene stoccato qui temporaneamente per 9 giorni, quindi anche i rifiuti vanno in quarantena e poi vengono portati agli impianti di trattamento meccanico e biologico. Ecco, infatti dietro di noi c'è proprio la zona dove questi rifiuti vanno, come diceva il presidente, in quarantena. Si può dire che ci sono questi 5 angeli che non si sono mai fermati, continuano a girare il territorio anche con la neve, insomma. Sì, assolutamente sì, nei comuni montani in questo periodo abbiamo anche la neve, non ci facciamo mancare nulla, e questi 5 operatori sono dislocati su tutto il territorio, appunto, dei 71 comuni, e sono, diciamo, i nostri angeli custodi. Abbiamo avuto anche riscontri proprio dall'utenza per la loro gentilezza, la loro, diciamo, capacità anche di dialogare, chiaramente non in presenza, con queste persone che, ripeto, maledettamente hanno incrociato il virus. Infatti nascono dei bellissimi rapporti umani, come lei ha detto ci sono dei messaggi di apprezzamento. Ovviamente si tratta di personale che ha fatto un percorso di formazione. Sì, personale che è stato formato, è stato dato di tutti i dispositivi di sicurezza, e abbiamo una procedura interna per la vestizione e la svestizione, quindi tutti gli operatori poi tra l'altro fanno ogni 15 giorni anche un tampone preventivo per verificare, diciamo, il loro stato di salute. Sono gli stessi poi si occupano anche della sanificazione? Sì, fanno anche questo processo di sanificazione. Noi sui nostri comuni facciamo anche questa attività, l'abbiamo fatta in questi giorni al comune di Pizzoferrato, sul pulmino del comune di Treglio, insomma, dove abbiamo delle richieste in urgenza, in emergenza, la Ecolan fa il proprio mestiere nei confronti dei nostri comuni soci, e abbiamo anche un riscontro positivo da tutti i sindaci.